Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. E la reliquia ha fatto un po' il giro d'Italia perché siamo nell'anno centenario della sua nascita al cielo. È stata al nord, nella sua città natale, è stato poi in sud Italia, in Sicilia e in Puglia. E adesso è arrivato qui a Bucchianico. Ieri eravamo su al santuario e ieri abbiamo detto che lui è un frutto di San Camillo. E San Camillo le radici ce le ha qui. Nella bella terra di Bucchianico, quindi è festa grande. E vi porto il saluto della madre, un abbraccio forte dalla madre generale che sta in Argentina. E anche vogliamo ringraziare perché ci abbiamo qui l'assessore Valentina, il comandante, che fa ancora più bella e solenne anche questa festa, no? Che stiamo vivendo insieme. E anche vorrei anche approfittare per ringraziare a nome della madre, della superiora Sor Gabriele, anche delle sorelle, anche tutto il personale che ogni giorno vi cura con tanto affetto e con tanto amore. E sono un po' insieme alle sorelle, un po' le mani, il braccio lungo, no? Del Beato Luigi Tezza e anche di San Camillo. E la presenza anche del Beato tra noi è un momento anche di grazia. Io penso che ognuno di voi ha nel cuore, no, qualche intenzione per i cari a cui vuole bene, che stanno a casa, che gli stanno vicino. Quante intenzioni. Allora, ecco, in questo momento, no, un attimo così di silenzio, ecco, per chiedere per intercessione anche del Beato Luigi Tezza, no, proprio tutte le grazie che portate nel cuore. Ecco, Beato Luigi Tezza, prega per noi. E poi un grazie e facciamo un applauso al nostro caro Padre Castaldo, che ogni giorno sta con le suore, ma la domenica viene a rallegrare tutti voi e a dare, no, il veramente... Anche una preghiera particolare per il nostro caro Padre Castaldo, veramente di tutto cuore. Quindi grazie, ecco, il Padre è contento proprio di stare qui. Io penso che proprio dal cielo, lui diceva che stare con gli ammalati è come vivere il paradiso in terra. E quindi sarà gioendo in una maniera veramente grande.